Buona tradizione. Mario, guardami bene negli occhi. Sai che noi abbiamo il problema di te. Mario, ascoltami. Puoi spezzare il tuo intervento in due momenti. Sono le 11, ne fai 20 minuti adesso, poi altri 20 minuti dopo. Dobbiamo stare nei tempi perché dopo la pausa abbiamo da parlare anche di noi, del nostro sviluppo di comunità e lasciare spazio a domande e risposte. Quindi a te Mario. Grazie di nuovo. Bene, reduce da innumerevoli momenti formativi, vi porto i saluti di tantissime regioni, in particolar modo delle regioni del sud, che sono particolarmente attive e attente a questo momento di sviluppo. La segreteria digitale, quindi dematerializzazione e conservazione digitale. Mi devo scaldare, mi conoscete un po', no? Dopo un po'. Allora, diciamo che è un'evoluzione che non è solamente lessicale, ovviamente, come dice la diapositiva, dal DPR 428, dal protocollo informatico al DPR 445, quindi ad un sistema complesso di gestione di flussi documentali degli archivi. La principale fonte di questa relazione è il manuale di gestione del protocollo informatico preparato nella mia scuola, che andremo a deliberare la prossima settimana, il 5 di gennaio. Anche noi siamo un po' in ritardo con alcune operazioni, giugno scusate, siamo un po' in ritardo anche noi, ma sapete benissimo che la scuola è fatta anche di quotidianità relativa al nostro vero lavoro, che è quello di servire la didattica e i nostri utenti. Quindi il manuale disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione digitale dei documenti informatici prodotti e ricevuti. Ho detto conservazione digitale perché sarebbe una limitare parlare di conservazione sostitutiva. Di questo si parla quando la conservazione riguarda la conservazione di file, di documenti digitali provenienti da documenti analogici. Quindi mi limito a dire conservazione digitale, che racchiude un po' tutto l'ambito della conservazione. La gestione del protocollo, quindi nella mia scuola già da 3 anni, anche facendo errori ovviamente, no? Perché ci vuole comunque, come si diceva ieri l'altro a fare un PA, ci vuole coraggio e voglia di fare anche per smontare tutti quelli che sono così i facili detrattori, coloro che ma devo andare in pensione quindi non ho più tempo, ma dobbiamo fare altre cose, ma la scuola deve fare altro. No, io direi che dal 2001, quando si iniziò a parlare con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di trasparenza, andare più avanti, parlare di identità, andare più avanti, parlare di accessibilità, ma poi si è arrivati al CAD, quindi da lì non si può più tornare indietro, anche perché io spesso amo dire che chi torna indietro fa un danno erariale, comunque, dopo aver fatto passi in avanti. Quindi è necessario proseguire, magari anche facendo errori, ma sicuramente anche correggendoli, anche perché gli errori potrebbero generare veramente delle problematiche, cioè scelte sbagliate, come dicevo prima, ci devono portare poi a ricostruire quello che è stato un qualcosa che non ha fatto funzionare la macchina. Quindi noi oggi ci ritroviamo anche a dover recuperare errori fatti all'inizio. 3 anni fa nessuno ci aveva detto cos'era, come si faceva, non c'erano ancora le ditte specializzate, cose che ancora oggi non vedo molto, molta specializzazione, vedo molta corsa, no? per conquistare il mercato di 8.000 scuole, ecco, diciamo. Quindi questa corsa ha portato spesso alla produzione di scelte totalmente, per quanto mi riguarda, sbagliate, ditte che offrono gestione dei flussi documentali via posta elettronica, insomma, tanto per fare un esempio tra i più elementari, tra i più semplici, rispetto agli errori per quanto riguarda l'approccio a questo importante e rivoluzionario, per quanto ci riguarda, momento del nostro lavoro. Quindi la gestione del protocollo e dei flussi documentali avviene utilizzando uno specifico software di archiviazione.
È importante tenere presente che questo software deve lavorare in modo da mantenere il documento protetto, non modificabile, statico, un documento che dovrà poi arrivare alla sua fine del percorso, come diceva Gianni, fino alla sua distruzione, ma comunque nel percorso dovrà produrre tutta l'informazione, tutti gli atti che noi siamo tenuti a fare. Quindi questo processo utilizza un workflow documentale, quindi che prende in consegna il documento dall'inizio della sua o formazione o ingresso nei nostri archivi, nelle nostre scuole, e non lo abbandona più sino alla conservazione. Quindi non lo abbandona più, quindi da lì il documento non potrà più essere tolto, messo, cambiato, sostituito. Dobbiamo quindi utilizzare degli strumenti che ci consentono il rispetto della legge, rispetto alla protezione di questo documento, rispetto alla sua immodificabilità nel tempo. Quindi l'utilizzo di processi di workflow che possano guidare il personale addetto a effettuare le proprie operazioni previste dal proprio profilo, previste dalla propria qualifica, guidato dal software. Quindi ognuno di noi ha una propria worklist di lavoro dove c'è l'elenco delle cose da fare, e questo elenco pian piano si impoverisce man mano che si lavora. Una cosa molto importante che io ho ritenuto di chiedere alla ditta fornitrice di questo processo è quello che mi consenta di monitorare il lavoro. Un sistema, un vero sistema di gestione dei flussi documentali, non si limita a ricevere il documento informatico, il documento digitale, e a trattarlo sino alla sua conservazione, ma fondamentalmente per chi deve prendere delle decisioni, per chi deve riorganizzare, perché poi anche questa è la parola chiave, no? Riorganizzare il lavoro dell'ufficio, deve avere anche strumenti di monitoraggio, strumenti che consentano di verificare se chi ha distribuito il lavoro lo ha distribuito correttamente, se chi sta lavorando lavora nel rispetto dei tempi e dei modi che sono stati descritti nel manuale di gestione. Quindi il sistema adottato consente di realizzare il processo di dematerializzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità. A prescindere dalla ditta fornitrice, noi dobbiamo arrivare comunque a questa soluzione, una soluzione che sia un unicum che mantiene, protegge e guida il documento sino per tutto questo percorso. Spesso sento parlare di protocollo informatico e mi trovo a vedere che di informatico non c'è nulla in quel protocollo. Cioè, un vero protocollo informatico deve rilasciare i file di segnatura in formato XML, un vero protocollo informatico deve assumere queste registrazioni anche basandoci su titolari definiti, proprio come Gianni prima suggeriva. Oggi ci troviamo in questo caos, diciamo, no? Noi stiamo tentando di cambiare, però ci troviamo ancora una volta nella difficoltà di far incontrare l'analogico col digitale. Voi tutti mi siete testimoni nei vari incontri che io ho fatto anche qua e anche nelle varie sedi, nelle varie città, che il problema più grosso che noi abbiamo avuto è stato lo scontro tra analogico e digitale, cioè tra pubbliche amministrazioni che si ostinano a rimanere analogiche nonostante la legge ormai sia definitiva, cioè non abbiamo più nulla da aspettare. I decreti attuativi ci sono, le linee guida ci sono, il CAD c'è. E ci sta guidando in questo percorso. Invito sempre tutti a leggerselo in CAD, perché è una delle poche leggi, per quanto mi riguarda, facili da leggere, perché ci insegna come dobbiamo fare a trattare il documento, a produrlo, a proteggerlo, a tenerlo in un archivio che consenta poi una rapida e veloce localizzazione di questo documento. Ma il documento non è da solo nell'archivio, ecco perché prima si parlava di fascicoli. Il documento è in un ambiente che ha bisogno di relazioni, cioè ha bisogno di relazionarsi con altri documenti e quindi essere gestito anche in un contenitore che spesso per noi era una cartellina colorata sulla scrivania, ma che oggi si chiama fascicolo informatico. Quindi questo apparato deve essere disegnato in questo modo. È inutile farsi ubriacare da prodotti dove fanno vedere le stelline, no, che lampeggiano. Noi qua dobbiamo avere il supporto delle ditte, oppure il supporto di chi oggi, io già conosco gente che sta lavorando sulla produzione di sistemi gestionali open source, e quindi spero prima o poi liberamente utilizzabili da tutti, come abbiamo fatto con i nostri siti web.
i nostri siti web sono tantissimi, sono 1200 siti web distribuiti in tutta Italia, hanno consentito un risparmio che magari non è molto, però un paio di milioni di euro sono stati risparmiati. Mi dispiace che il Ministero non ci abbia mai dato una visibilità rispetto a questo nostro progetto e a questa nostra volontarietà nel fare il nostro lavoro. Noi lavoriamo 24 ore al giorno, perché se non ci sono io c'è un altro, questa è la forza della community, questa è la forza che ci ha portato avanti, che ci ha dato la possibilità di standardizzare e di avere dei prodotti che ormai neanche le ditte riescono più ad imitare, perché siamo troppo veloci nel tenerli aggiornati, nell'evolvere in base alle norme che via via si accavallano, perché poi c'è anche da dire che ci sono anche delle difficoltà operative dovute, come dicevo prima, a personale impreparato, personale che lavorando per 40 anni in analogico è difficilissimo riuscire a portarlo dentro in un ambiente dove il documento non lo possono più toccare, non lo possono più manipolare o mettere in un cassetto. Oggi noi lavoriamo in un ambiente più ampio a livello visivo, nel senso che per poter garantire questo lavoro io ho dotato tutti gli assistenti amministrativi della mia scuola di due monitor, in modo che possano avere un ambiente un po' più vasto, un ambiente un po' operativamente più gestibile. Quindi un software specializzato in questo lavoro, cioè un software che conduca in base a precisi disegni che chiamiamo workflow, no? Il documento fra i vari attori che lo devono toccare, che lo devono interpretare e che lo devono poi portare in esecuzione e successivamente in archiviazione e conservazione. La scuola è un'unica area organizzativa omogenea, quindi abbiamo un solo protocollo. Significa che anche il cosiddetto protocollo riservato, pur esistendo ancora nella dizione, diventa un ambiente protetto all'interno dell'unico archivio, perché l'archivio deve essere uno solo, il protocollo deve essere uno solo, non ci sono protocolli di scorta, protocolli di serie A o di serie B, il protocollo in una AO è uno e identifica quella AO e ovviamente non può mai essere lasciato orfano, cioè bisogna prevedere nell'organizzazione del lavoro che per qualsiasi in qualsiasi momento in cui ci sia l'assenza dell'addetto, ci debba sempre essere colui che lo sostituisce. La gestione dei flussi documentali non prevede arresti di nessun tipo, tant'è vero che parlavo in questi giorni con il mio dirigente e diceva mi hai attivato, mi ha chiesto l'accesso web agli archivi, sì certo, te l'ho appena attivata, benissimo, fa così quando vado in ferie, capite? Se noi ci fermiamo, se gli SGA e il dirigente si fermano in questo processo, si ferma la gestione documentale. Ecco che allora ritorno sul discorso che spesso e volentieri i politici fanno scelte totalmente sbagliate rispetto a quello di cui noi abbiamo bisogno. Come si può prevedere che non c'è il sostituto di un dirigente? Che faccia andare avanti i documenti? Come si può prevedere che non ci sia un vero sostituto del DSGA? C'era la figura del coordinatore, no? Che doveva frapporsi tra il DSGA e gli assistenti amministrativi, ma adesso invece ci tirano via pure gli assistenti amministrativi. Sarà che magari prima o poi ci si ritroverà io e il dirigente a gestire l'ambiente dei flussi documentali senza che ci sia una possibilità di riposare, a volte abbiamo bisogno anche di riposare. Quindi si lavora 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e 365 giorni all'anno, alla faccia delle ferie, alla faccia, no, di tutto quello che dovrebbe essere. Questo è risparmio, no, questo è uno sfruttamento rispetto alla... e poi anche una mina, è una mina che può inficiare tutto il progetto, tutto il percorso, quindi non so se quello che sta facendo la mano destra, il politico, e quello che sta facendo la mano sinistra, cioè l'addetto ai lavori, possono prima o poi incontrarsi, io lo spero e... sto aspettando che qualcuno mi chiami al Ministero, perché ne ho tante di cose da dire a chi deve prendere delle decisioni. Mi sto solo scaldando. È che ho troppo poco tempo. Chi mi conosce sa che tiro 7-8 ore, quindi coinvolge tutti. Dall'assistente amministrativo al dirigente scolastico, senza che ci sia un'interruzione perché ci sarebbe un'interruzione del servizio.
A parer mio ci potrebbe anche essere un danno erariale qualora si interrompe la gestione dei flussi documentali. L'accesso è protetto, quindi di fronte a un accesso protetto ognuno di noi sa cosa deve fare, ognuno di noi ha l'elenco dei lavori da fare. La firma digitale ovviamente è di competenza esclusiva del dirigente scolastico, essendo l'unico rappresentante legale esterno nella scuola, però ripeto, manca chi lo sostituirà, quindi se il dirigente si ammala per 20 giorni è una cosa pazzesca, perché se è capace di intendere e volere in quel periodo, collegandosi in remoto, può continuare a lavorare, ma se magari è in una posizione di salute che non gli permette di muoversi, anche solo per 10 giorni, ci ritroviamo veramente a fare cosa? Passarci le password o passarci la firma digitale? La firma digitale è di competenza esclusiva di chi può rappresentare legalmente l'istituzione all'esterno, quindi dobbiamo trovare questa soluzione, altrimenti la macchina si blocca, si inceppa, e poi la colpa di chi sarà? Non certamente di chi ha fatto scelte politiche sbagliate, ma di chi ancora una volta sbaglia. Io sentivo a Forum PA ieri l'altro proprio una cosa importante che mi è piaciuta, quando ci ha detto: ma noi dobbiamo poter sbagliare senza dover avere lo stress, no? Che caratterizza l'errore. Oddio, ho sbagliato, chissà cosa mi succederà adesso. No, non succede niente, succede solo che adesso recuperiamo l'errore fatto, punto e basta. Ecco, senza che ci sia, non so, una pseudo agenzia che venga a recuperare il credito determinato dal nostro errore. Quindi il modello organizzativo è centralizzato per quanto riguarda la corrispondenza in arrivo, i prodotti, i documenti che entrano nella scuola, quindi normalmente vengono archiviate per il 99% documenti in formato EML, quindi è posta elettronica quella che ci arriva, quindi il formato previsto dall'allegato 2 del DPCM, del decreto del 14 novembre, esatto, quindi ecco, adesso mi sono già bloccato. Va bene, andiamo avanti allora, visto che i minuti sono pochissimi. La consultazione d'archivio viene fatta sia utilizzando filtri come titolario, ma anche utilizzando tutte le altre metainformazioni che circondano il nostro documento. Il nostro documento deve essere necessariamente vestito, no? Di un abito che gli consenta di essere riconosciuto, pescato all'interno di questo archivio che io spesso chiamo tridimensionale, rispetto ad una vecchia procedura di archiviazione bidimensionale, la famosa, la cito sempre, procedura dei monaci, no? Armadio, stanza, armadio, scaffale, cartella, cartellina, cartelletta. Adesso l'operazione è totalmente diversa, l'operazione si avvale appunto di ricerche all'interno dei metadati. Questo è quello che noi abbiamo davanti. Abbiamo davanti quindi un momento di cambiamento radicale, un momento che dobbiamo assumere. Nessuno potrà più dire mancano norme, mancano decreti attuativi, mancano linee guida. Ormai abbiamo tutto, addirittura c'è anche chi sta lavorando per noi per creare i nuovi standard per una corretta archiviazione. Mi si dice, Roberto, che devo fermarmi. Vorrei portarvi semplicemente come ultima... ecco, questo è giusto per intenderci, il ciclo dei documenti in entrata. Il documento entra in formato prevalentemente EML, perché questo è lo standard di archiviazione. Il DSGA decide chi lo deve protocollare e chi deve procedere a lavorare questo documento, oppure decide che non è da protocollare. Il documento migra in questo momento verso la worklist del dirigente, che confermerà queste operazioni, a volte anche con la propria firma digitale, per poter approvare, per poter accogliere questo documento negli archivi, che spesso e volentieri è un documento che io, guarda, adesso mi dispiace, però ci stiamo trasmettendo non documenti, è pazzesco, mi arriva di tutto nella posta elettronica, mi arrivano dei documenti Word, cioè voglio dire, non si trasmette un documento Word ad una amministrazione, quel documento non è statico, non è modificabile, è dinamico, contiene campi che modificano le informazioni che sono al suo interno, mentre invece noi siamo obbligati, tenuti ad avere documenti immodificabili, che non abbiano dinamiche al loro interno, che non ci siano date che si autocostruiscono, che non ci siano link che prima o poi non funzionano più e quant'altro. Quindi la staticità del documento anch'essa è un elemento importantissimo. La segreteria quindi protocolla il documento, e l'ultima di queste chiamiamole pretese, perché io la ditta la prendo un po' per il collo spesso e volentieri, no? Visto che più o meno le cose le so, e quindi
chiedo che vengano fatte come desidero io. Una delle ultime invenzioni, e poi chiudo, è stata quella di automatizzare completamente la trasmissione della corrispondenza. Quindi non più client di posta elettronica, non più webmail, ma semplicemente il sistema di gestione documentale che si deve occupare di inviare la ricevuta in formato XML a chi ci ha scritto e che si occupi di inviare il documento che dobbiamo trasmettere in uscita unitamente al file di segnatura di protocollo. Io mi fermo perché mi è stato detto di fare così, spero che per adesso di essere stato...